Buongiorno, oggi è mercoledì 29 luglio del 2015. Sono quasi 27 anni, anzi, 27 anni e un paio di mesi che la mia vita è cambiata quando ho conosciuto l'amore di Dio, la grazia di Dio. Però mi rendo conto che ogni giorno vengo sempre più affascinato e attratto dall'amore di Dio, dalla grazia di Dio per l'uomo, per l'umanità, per questo miserabile raccolta di carne ed ossa che si chiama uomo, che Dio ha tanto amato, che Dio ha tanto amato al punto tale da dare suo figlio. La religione ha posto l'uomo in un'ottica molto particolare. Dio ha sempre messo l'uomo al centro del suo piano, al centro della sua volontà, al centro del suo cuore, al centro del suo amore. L'uomo mette Dio al centro di ogni cosa, Dio mette l'uomo al centro di ogni cosa. E c'è questo continuo scambio. Questa continua relazione tra Dio e l'uomo. L'uomo dice a Dio: tu sei la cosa più importante che ho, la persona più importante che ho. Dio dice all'uomo: tu sei la persona più importante che io ho. E sono, come dicevo, sempre sorpreso dall'amore di Dio. Oggi pensavo all'episodio della donna adultera. Non pensavo tanto alla donna, quanto al fatto che c'erano lì giovani anziani pronti a trovare una scusa per uccidere quella donna. Ed è la cosa che mi tocca particolarmente, è che lì c'era solo una persona che realmente poteva giudicare e condannare, e invece è stata l'unica che in realtà ha perdonato e ha rialzato quell'essere umano meraviglioso che era quella donna. Sappiamo la storia, quando i farisei attaccano Gesù e lo mettono alla prova, dicendo: la legge di Mosè dice che una donna trovata in queste condizioni è rea di morte, deve essere lapidata, tu che dici? E Gesù risponde con quella frase meravigliosa, dicendo: chi di voi è senza peccato? Chi di voi senza peccato? Se c'è qualcuno che è senza peccato, si accomodi, può scagliare la propria pietra. E la cosa interessante che Gesù ci fa comprendere è che Gesù non sta esaltando la gravità dei peccati, l'uno o l'altro. Gesù sta parlando del peccato in senso generale. E Gesù sta mettendo un'enfasi particolare non sulla gravità del singolo peccato, ma sul fatto che il peccato, piccolo o grande che sia, poi siamo noi, esseri umani, che diamo la gravità ai singoli peccati, li differenziamo, li cataloghiamo e diamo più importanza, più valenza ad uno invece che ad un altro. Gesù invece mette tutto sullo stesso piano. Un po' quello che l'Apostolo Paolo ha fatto quando ha elencato le opere della carne, vi ricordate? Non ha parlato delle opere dei demoni, ma delle opere della carne, dove i demoni non c'entrano assolutamente. Poi voi sapete, ci sono sempre quelli che sono sempre fissati proprio con i demoni e trovano demoni dappertutto e danno ogni sorta di nome ai demoni, cosa che la Bibbia non fa, non ha mai fatto. Però l'uomo è così e deve trovare sempre un appiglio per qualcosa in cui lui crede, facendo dire alla Bibbia qualcosa che in realtà non ha mai detto. E l'Apostolo Paolo, scusate, quando fa l'elenco delle opere della carne, inizia con l'adulterio e finisce con le gozzoviglie. E all'interno, nel mezzo, c'è fornicazione, magia, setterismo, invidia, gelosia, divisione. E mette tutto allo stesso livello. Addirittura una delle cose scioccanti è che l'Apostolo Paolo mette l'adulterio
nella stessa identica lista, con la stessa identica importanza delle ghiottonerie o delle gozzoviglie, cioè il mangiare a sproposito. Mi rendo conto quanto realmente noi non riusciamo a comprendere molto spesso il linguaggio di Dio. Puoi paragonare il fatto di una persona che gli piace veramente mangiare e bere al punto tale da deformare il suo corpo, ad andare in sovrappeso? Non sto parlando della persona che pesa 180 kg, ma semplicemente una persona che non ha freno nel mangiare e nel bere, ok? Che è andato in sovrappeso abbondantemente e che non è un grande spettacolo da vedere in costume. Ma ti immagini che quello è messo alla stregua, allo stesso livello della magia, allo stesso livello della fornicazione, allo stesso livello dell'invidia, allo stesso livello delle maldicenze, allo stesso livello della gelosia, allo stesso livello del settarismo, allo stesso livello delle separazioni. Io mi rendo conto che le nostre comunità cattoliche, evangeliche, qualunque esse siano piene di persone, io il primo, che realmente vivono continuamente nella carne. E noi siamo bravi a prendere una pietra, a prendere bene la mira per andare a prendere proprio la persona che vogliamo uccidere. E non ci rendiamo conto che nel nostro corpo, nella nostra vita, stiamo facendo cose, non dico più gravi, ma sicuramente allo stesso livello, secondo l'insegnamento di Gesù e secondo l'insegnamento dell'Apostolo Paolo. Allora l'incoraggiamento di questa mattina è: se siamo così impegnati a tenere le pietre nelle nostre mani, non riusciremo mai ad abbracciare il nostro fratello, la nostra sorella che è nel bisogno. Qualcuno che magari è caduto, qualcuno che magari ha sbagliato e che invece di una pietra avrebbe bisogno di un abbraccio. Però il problema è che noi non possiamo abbracciare le persone se siamo sempre con le pietre in mano, cercando qualcuno da lapidare e cercando qualcuno da giudicare. Gesù ha detto: chi è senza peccato? Ha fatto questa domanda. Chi di voi? La Bibbia dice che convinti nella loro coscienza, a partire dal più anziano al più piccolo, se ne andarono. E Gesù, rimasto solo con la donna, disse: donna, dove sono quelli che ti accusavano? Non è rimasto più nessuno? E la donna disse: no, Signore, non è rimasto più nessuno. Nessuno ti ha condannato? Nessuno, Signore. E Gesù ha detto: allora vai, neppure io ti condanno. Vai, neppure io ti condanno. Vai e non peccare più. Gloria a Dio. La cosa importante è che ci rendiamo conto di quanto siamo stati perdonati, di quello che il Signore Gesù ha fatto. Non vivremo mai una vita perfetta, noi non sapremo mai come si chiamava quella donna, non sapremo mai cosa ha fatto dopo il suo incontro con Gesù, non lo sapremo mai, ma una cosa è certa: quello che a noi interessa non è andare a scovare nella privacy degli altri, quello che a noi interessa è che se Gesù ha trattato così lei, allora tratta così noi, e se Gesù ha trattato in questo modo quella donna, e nello stesso modo ha trattato noi. Noi siamo chiamati a trattare con misericordia e perdono tutti coloro che ci fanno del male. Lascia andare la pietra e usa le tue mani per accarezzare, usa le mani per abbracciare e per dare amore, per dare conforto, per dare ristoro, per rialzare le persone. Dio ti benedica, buona giornata.